Un saluto a tutti. Questo video prosegue i ragionamenti contenuti nella precedente condivisione intitolata Lettere dei Mahatma e approfondisce la questione teosofica che concerne l'avvicinamento ciclico delle razze umane sui rispettivi pianeti via via abitati, che costituiscono la cosiddetta catena planetaria. Ma prima di addentrarci in questo argomento di non immediata comprensione, è bene spendere qualche parola sulla concezione della vita più o meno intelligente fornita generalmente dalla scienza e dalle religioni che dominarono per secoli sull'Occidente. Ad oggi ufficialmente la comunità scientifica internazionale sostiene la teoria del Big Bang e fissa nel principio di casualità o indeterminazione le cause che portarono il nostro pianeta a Terra ad ospitare la vita. Solo in tempi recenti la constatazione scientifica di numerosi pianeti che possiedono requisiti simili a quelli terrestri ha allargato il campo delle ipotesi alla possibilità che il cosmo ospiti multiformi eh, possibilità di vita, anche intelligenti. Ma questa esclusiva di vita, questa unicità del fenomeno terrestre, che ad oggi ancora permane in molti settori della scienza, a guardar bene non si discosta poi molto dalla visione offerta dalla controparte secolare rappresentata dalla religione. Forse perché l'embrione della scienza si staccò dalla conoscenza religiosa per mezzo dell'esperimento e della verifica di quei principi di verità assunti a dogmi in tempi tutto sommato ancora recenti, fino alla rivoluzione illuminista del XVIII secolo, e perché almeno in Europa. La conoscenza per secoli fu monopolio della religione, che rappresentò la matrice di tutte le conoscenze a seguire. Sappiamo che la tradizione religiosa, specialmente quella biblico-cristiana, collocò la terra al centro del progetto universale, persino subordinando il sole e gli astri al perno della vita terrestre. E prima della rivolta illuminista, la censura castigatrice come la violenza della Santa Inquisizione cattolica, soffocarono nel sangue coloro che misero a repentaglio tali verità. A simbolo di questa mattanza di studiosi, basta citare come esempio la figura di Giordano Bruno, torturato e bruciato vivo, con il suo scritto Infinito Universo e Mondi, opera illuminante della quale consiglio vivamente la lettura e che troverete scaricabile nel link in descrizione a questo video. Con queste premesse, se dunque in Europa la ricerca scientifica scaturì come reazione al dogma della religione, e quest'ultima si trovò progressivamente desautorata con il progredire della scienza, potete immaginare quale fu l'accoglienza del movimento teosofico, che attraverso gli insegnamenti di Elena Blavatsky proponeva una nuova sintesi di religione e di scienza rivitalizzata dagli apporti dell'occultismo, degli insegnamenti d'Oriente, specialmente l'induismo e il buddismo lamaista, e da un certo punto in poi ai contenuti delle misteriose e più volte citate stanze di Zian. Tale organizzazione, costituitasi ufficialmente il 17 novembre del 1875, proponeva la verità come unica religione e la teosofia si trovò ben presto a difendere i propri insegnamenti dagli attacchi congiunti dei due distinti schieramenti, quello scientifico ai tempi proto-evoluzionistico e quello religioso di stampo creazionista. Ribadendo che il sottoscritto studia e attinge in modo libero eh, gli insegnamenti di Elena Blavatsky, senza aver aderito ad alcuna organizzazione, per il grande rispetto del lavoro verso questa autrice si è spesso interrogato sui contorni fortemente negativi che circondano questa figura. Ed è giunto la conclusione che spesso il motivo dei molti detrattori risiede in un giudizio superficiale e nel fatto che non viene letta o minimamente compresa davvero nei suoi significati l'opera di Elena Blavatsky. Ma indubbiamente è anche vero, seppur con i limiti e gli errori che la società teosofica negli anni ha commesso, che la lunga nemicizia risiede proprio nel mondo scientifico e in quello religioso. Rappresenta la parte più consistente che fomenta le incomprensioni degli insegnamenti teosofici e le continue insensate accuse di satanismo scagliate contro Elena Blavatsky. Proprio in virtù di dubbi personali maturati su alcuni esponenti del movimento teosofico che proseguirono l'opera di Elena Blavatsky e guidarono la società, come per esempio Charles Ledbetter e Annie Besant, in ambito teosofico, consiglio soprattutto lo studio mirato dell'opera Iside Svelata per quanto riguarda il rapporto tra la religione e la scienza, mentre per gli argomenti che riguardano l'antropogenesi e la cosmogenesi, rimando al monumentale trattato della dottrina segreta, entrambi redatti da Elena Blavatsky. Proprio dalla dottrina segreta verranno sommariamente estratti i contenuti di questo video. Questa breve premessa era necessaria per introdurre i contenuti che ora mi propongo di illustrare relativi alla genesi planetaria e quella umana, di cui la Terra e così l'attuale umanità rappresentano solo una tappa dell'infinito percorso evolutivo. Come accennato nel video precedente, il 51, ritengo che queste considerazioni estratte dalla conoscenza teosofica saranno utili anche per porre sotto una diversa luce il fenomeno moderno dell'ufologia, e della presenza extraterrestre. Prima di procedere va fatta un'ulteriore precisazione, vale a dire che mi si dovrà perdonare l'esposizione grossolana di questi contenuti che oltre ai limiti personali ha lo scopo limitato di segnalare l'esistenza di conoscenze che chi vorrà potrà approfondire con la ricerca personale. Come prima cosa va detto che la creazione andrebbe più correttamente intesa come emanazione. In quanto il primo termine implicitamente sancisce un inizio, mentre il secondo stabilisce il fluire ciclico di eterne combinazioni esistenziali, nei cui risalire è impossibile alle facoltà umane l'incontro con Dio. Già questo assunto precise le differenze con la divinità immaginata dalle religioni monoteiste. Con i loro insegnamenti destinati alle masse e quindi non riferendomi alla, alle scuole iniziatiche. Sommo giudice separatore del bene e del male, antropomorfizzato, così appare Dio. Anche per questo motivo, il Dio delle religioni monoteiste è considerato dalla teosofia sullo stesso piano delle innumerevoli divinità pagane, le quali hanno funzione di sovrintendere e regolare la creazione del mondo materiale. E perciò sono considerate demiurghi, cioè legislatori dell'universo. Ma in difetto rispetto alle divinità pagane che coglievano in loro stessi virtù e vizi, il dio del monoteismo non è inclusivo. Nelle interpretazioni più estreme, che non afferiscono necessariamente alla sfera degli insegnamenti teosofici, gli dei demiurghi possono essere intesi come forze arcontiche cioè maschere dietro le quali si nascondono le antichissime forze attive e autoreferenziali della materia, che fungono da principale ostacolo all'evoluzione spirituale dell'uomo. Ad ogni modo la concezione dell'assoluto emanatore si evidenzia come totalizzante e inclusiva, anche dei concetti di bene e di male, sui quali ci siamo soffermati nel precedente video dedicato alle lettere dei Matma. L'assoluto non necessita di una controparte negativa, superando perciò il processo di satanizzazione che imbriglia i principali monoteismi e che con rinnovato stupore troviamo scagliato come accusa nei confronti di questa visione teosofica. Ora va detto che posto il limite inconoscibile oltre il quale si trova l'entità assoluta, nell'universo emanato, la teosofia riconosce e classifica i legislatori e le altre gerarchie che contribuiscono al mantenimento delle leggi universali, come ad esempio gli spiriti planetari, le forze attive equivalenti a quelle angeliche e demoniche, le forze elementali, eccetera, e che sono ordinate secondo una precisa gerarchia, partendo dal piano cosmico e giungendo fino a quello umano. Il modello teosofico prevede che l'universo contenga moltissimi sistemi planetari, ciascuno dei quali fa capo ad un astro solare, e questi sistemi sono via via gerarchicamente raccordati e armonizzati a simili ma più ampi sistemi, nei quali i più piccoli orbitano a loro volta attorno a, a, scusate, attorno a soli centrali di inimmaginabile potenza. I vari soli fungono da alimentatori o emanatori delle pulsazioni di vita, ma non tutti i pianeti che orbitano in un dato sistema potranno necessariamente ospitare la vita esserica. Secondo questo ragionamento dunque il nostro sistema solare è solo uno dei tanti sistemi preposti, ma i pianeti che ospiteranno la vita, secondo una legge immutabile, saranno sempre e soltanto sette. Il numero 7 è considerato sacro presso moltissime tradizioni. La spiegazione esoterica del 7 è fornita in modo dettagliato nei testi di Blavatsky, ma per quanto riguarda la nostra ridotta esposizione, tale numero va soprattutto riferito alla dottrina dei sette raggi cosmici, insegnamento che i maestri tibetani proseguirono, dopo la morte della Blavatsky, con la figura di Elis Bailey. Ed i suoi trattati in cinque volumi che trovate in descrizione raccolgono proprio gli insegnamenti relativi ai sette raggi. Per il momento vi basti sapere che i sette raggi sono le sette forze, le sette forme suono, colore dalla cui combinazione delle proprietà e dalle cui leggi scaturisce l'esistenza manifestata e in evoluzione. Pertanto, come abbiamo detto. Solo sette per ciascun sistema solare saranno i pianeti ad ospitare l'evoluzione della vita. Tale manifestazione dell'impulso vitale avviene attraverso i quattro regni del pianeta: dapprima in quello minerale, e in seguito in quelli vegetale, animale e infine umano. Questi quattro differenti stati della materia sono attraversati dalla scintilla divina immortale, che è chiamata monade ed è attraversata, i vari stati sono attraversati, allo scopo di sperimentare le differenti esperienze della materia, via via evolvendo fino all'uomo, onde poter finalmente riflettere, cioè prendere coscienza della creazione e conseguentemente versarla nell'assoluto della manifestazione. Ecco, personalmente mi sono fatto l'idea che queste monadi rappresentino una sorta di pensiero cosmico che attraversano il creato per riflettersi tra gli specchi contrapposti della dualità separatrice, che riverbera all'infinito queste e tutte le proiezioni, e che sono collocati sulla soglia della realtà conoscibile, oltre la quale, come abbiamo detto, esiste solo il mistero impenetrabile più ignoto della morte. Così abbiamo visto che la monade attraverso eoni di tempo si tuffa nel mondo materiale evolvendo la propria consapevolezza attraverso i quattro regni, l'ultimo dei quali rappresentato dall'uomo, che coincide con l'ultima possibilità di risveglio. Il lunghissimo percorso della monade attraverso i quattro regni della materia non si esaurisce necessariamente nel ciclo di creazione e di morte di un pianeta. Bensì procede, secondo la teosofia, da un pianeta all'altro secondo le leggi della catena planetaria, cioè un sistema che ordina i sette pianeti deputati ad ospitare la vita, destinata a trasmigrare nelle sfere successive una volta esaurita la spinta evolutiva dei quattro regni, rappresentata con l'ultima tappa che coincide con la creazione della settima sottorazza della settima razza radice dell'umanità. Gli insegnamenti occulti affermano che la Terra rappresenta attualmente il quarto pianeta, il pianeta D, della catena del nostro Sistema Solare, e che l'umanità si stia preparando all'avvento della sesta sottorazza della quinta razza radice, il cui avvento si trova profetizzato nelle lettere dei Mathma tibetani trattate nel precedente video. Nella dottrina segreta, Elena Blavatsky scrive che la Luna, che oggi noi consideriamo un satellite terrestre, Anticamente ospitò la vita e fu l'anello precedente della catena. Questo pianeta che fece da madre alla Terra oggi ci appare atrofizzato e morto, ma un tempo era ampio e rigoglioso, esattamente come il globo terrestre. Queste considerazioni ci inducono a concepire i pianeti come veri e propri esseri viventi che attraversano fasi di crescita e di deperimento. I pitri lunari cioè la settima ed ultima razza lunare, fecero dono all'umanità della seconda razza, delle loro spoglie fisiche e legarono il corpo, privo d'ossa, allo spirito. Il corposo trattato della dottrina segreta non accenna identifiche agli altri pianeti, però in successivi testi del Corpus teosofico, altri autori identificano Marte e Venere come pianeti che ospitarono la vita in precedenza. E Mercurio come il prossimo pianeta che la ospiterà. Per personali deduzioni, che in altre occasioni magari chiarirò, sono pervenuto alla conclusione che il primo pianeta della nostra attuale catena fu Saturno. Gli ascoltatori inclini allo studio del fenomeno ufologico ed extraterrestre potrebbero essere solleticati dal pensiero che le razze aliene, o perlomeno alcune di loro, altro non siano che l'umanità progredita che si sviluppò nel nostro sistema solare su altri pianeti della catena precedenti a quello terrestre. Nel caso specifico del pianeta Saturno, segnalo la curiosa presenza di un enorme esagono regolare, gassoso, persistente, che occupa uno dei suoi poli, ed invito ad approfondire le scoperte dell'astronomo americano Norman Bergrun, che nella sua documentata opera Ring Makers of Saturn, afferma la presenza di enormi astronavi stazionate sugli anelli di Saturno. Dal sistema a catena che ordina lo sviluppo della vita sui vari pianeti, sono certo che anche gli studiosi del versante archeologico e storico sapranno trarre interessanti considerazioni, come a proposito delle razze divine che governarono nei tempi antichi le grandi civiltà, Sumera, Egizia, Steca che sia, Secondo datazioni accreditate da documenti degli storici Beroso, per esempio Manetone, ed alcuni interessanti reperti archeologici che retrodatano la storia ufficiale di diverse centinaia di migliaia di anni. Ecco che, definito per linee generali il sistema della catena planetaria, e mi auguro di essere stato chiaro, possiamo passare all'evoluzione delle diverse razze umane secondo la concezione teosofica. La teosofia annovera sette razze principali, chiamate razze radice, dalle quali si generano altrettanti rami che vengono definite sottorazze, e a loro volta, similmente alle ramificazioni di un albero, queste sottorazze possono produrre un numero variabile di combinazioni, mescolandosi le une con le altre. Altro spunto interessante è chiarire che la teosofia considera l'avvicendamento delle varie razze umane come dei capitoli di un'evoluzione che, se osservata nelle fasi intermedie, produce dei risultati molto diversi. Come a dire che l'uomo oggi inteso fu molto diverso sia nel suo aspetto che nelle attitudini e qualità. Solo per citare alcuni esempi, sappiamo dalla dottrina segreta che la prima razza aveva qualità eteree, incorporee dato che solo con l'avvento della quarta razza dei giganti la monade divina poté incarnare ed affacciarsi completamente nel mondo della materia. Le prime sottorazze della terza razza radice, identificate come la razza lemuriana, secondo la tradizione occulta, oltre ad essere di statura colossale, possedevano un solo occhio, come i ciclopi della mitologia greca. Questo occhio è oggi atrofizzato ed è considerato il terzo occhio della chiaroveggenza, collocato dove si trova la ghiandola pineale, quando in realtà esso fu il primo, soppiantato da organi più idonei a tradurre la visione della realtà fisica, quindi i nostri due occhi, e allontanando il confine e la percezione dei nostri sensi della realtà sottile. Così come mutarono le qualità fisiche e spirituali delle varie razze, allo stesso modo cambiò il sistema riproduttivo, che mosse dal processo di essudazione, una sorta di divisione cellulare, passando all'ermafroditismo, all'oviparo, per giungere alla natalità propria della specie mammifera, scandita attraverso le fasi della gravidanza. Possiamo aggiungere che il complesso evolutivo si sviluppò per milioni di anni e sappiamo dai testi occulti che l'evoluzione della sola quarta razza coprì l'arco di tempo di un milione di anni. Un altro fatto che scatenò la rivolta scientifica capeggiata dal fronte dei darwinisti contro il movimento teosofico fu l'affermare che l'uomo è immensamente più antico della scimmia e addirittura che questa, in molti casi, è il frutto di una degenerazione di un filone recessivo che risale ai tempi corrotti di Atlantide, agli accoppiamenti contro natura e alle sperimentazioni genetiche attuate da questa gente. Così, per esempio, lo scimpanzé, il bonobo, l'orango, il gorilla e il babuino rappresentano la macchia di quella colpa incancellabile, di quando l'uomo si accoppiò con dei giganteschi umanoidi dalla folta pelliccia rossa, privi del linguaggio, che furono concepiti dai soli sforzi della natura non assistita, da forze divine e intelligenti. Forse qualcuno, sentendo le mie parole e la mia descrizione, sarà tentato di associare queste infelici creature pelose ai famosi Yeti o Sasquatch delle tradizioni popolari sparse ai quattro angoli del mondo. Nella teosofia è detto che il riscatto di queste scimmie quasi umane, degenerate nelle scimmie antropoidi che abbiamo citato, avverrà al termine di questa ronda. Ed essi saranno inclusi nel popolo che per primo abiterà il prossimo pianeta della catena planetaria. All'interno di queste mie semplificazioni di un argomento vastissimo, può trovare posto l'accenno alle ere più o meno favorevoli per l'umanità, che la tradizione induista chiama yuga. Si sappia che queste fanno parte di un percorso ciclico dell'evoluzione, che in alcune dottrine sono riferite alla vicinanza o alla distanza rispetto ad un sole centrale non dunque solo quello attinente alla catena planetaria specifica e proporzionalmente alla distanza rispetto a questo sole centrale si alimenta o si attenua l'emanazione che produce l'intelligenza nell'uomo. In questo contesto altri separano l'umanità in nativa terrestre ed extraterrestre. Così, per esempio, gli aborigeni australiani vengono citati, anche se ormai sono prossimi all'estinzione, poveretti, come un popolo propriamente autoctono, propriamente terrestre. Abitarono per decine di migliaia le loro terre senza evolversi rispetto allo stato iniziale, primitivo, poiché, sempre secondo questa teoria, erano giunti al limite naturale di saturazione intelligente apportata come nutrimento dal proprio sole. Al contrario, invece, altri abitanti del pianeta Terra vivono l'alternanza di sviluppo e di regresso in concomitanza all'approssimarsi o all'allontanarsi ciclico del sistema solare, che ha orbita ellittica, rispetto a questo Sole centrale maggiore di riferimento, cui la loro primigenia specie era legata prima dell'esodo galattico. Come umanità, attualmente, secondo la tradizione indiana viviamo nell'era del ferro l'età del ferro è chiamata nell'induismo il kali yuga motivo per cui i curiosi troveranno anche la spiegazione del nome di questo canale peraltro ribadito più volte dato che la nostra generazione di ferro ha contratto il tetano ammalandosi di decadenza oggi secondo la teosofia come abbiamo detto stiamo vivendo la fase conclusiva della quinta sottorazza della quinta razza radice ed è prossimo l'avvento della sesta sottorazza. A questo proposito gli studiosi degli insegnamenti dei maestri tibetani che compongono la cosiddetta fratellanza bianca sapranno che questa futura razza sarà guidata dalla nazione americana e che comunque sarà il frutto di una necessaria condensazione genetica delle razze precedenti, ottenuta per mezzo del mescolamento delle antiche popolazioni che ancora oggi popolano la terra. Quindi questo seme della sesta razza dovrà contenere un patrimonio genetico il più completo possibile di tutte le razze che la precedettero. Attraverso queste considerazioni potremmo interpretare la volontà superiore delle autorità nazionali, soprattutto nel nostro Paese in questo periodo, che favoriscono in modi che riteniamo perfino illeciti la sepoltura delle antiche culture e l'imbastardimento razziale. Sotto questo punto di vista, nello specifico italiano, pesa indiscutibilmente il passato karmico di abuso e ingiustizia secolare inflitta agli altri popoli con il quale oggi stiamo facendo indubbiamente i conti. Ma anche se l'Italia fosse riveste un caso singolarissimo e a sé, è bene ricordare che ciascuna nazione possiede un proprio carico di compensazione che ha le sue cause nella storia e nelle azioni di ciascun popolo. Così, pur se mi rendo conto che questa riflessione buttata lì potrà da molti essere giudicata razzista o fraintesa in altro modo, da questa ottica vale la pena chiedersi perché la magia negativa nata tra i popoli dell'antica Atlantide è ancora oggi chiamata nera, e chiedersi altresì se sia un caso che i popoli dell'Africa, dalla radicatissima e potente tradizione sciamanica e magica, stiano patendo un destino secolare di soprusi, sfruttamento e ingiustizia che non ha precedenti presso altri popoli. Secondo la medesima legge della compensazione, o del karma più comunemente noto, vi invito anche ad osservare il piano di demolizione delle varie sovranità nazionali, dei palinsesti religiosi tradizionali, messo in atto per creare un mondo unico globalizzato. E in questo contesto possiamo annotare in calcio le nostre considerazioni che l'occultismo considera la razza semita come la prima e la più antica delle razze della quinta razza radice, quindi discendenti diretti della razza etleantidea. Allo stesso modo, queste riflessioni ci saranno di aiuto per comprendere quello stranissimo e illiberale sodalizio tra la colossale e diramatissima organizzazione chiamata Lucis Trust, che molti di voi conosceranno, fondata dalla teosofa Alice Bailey. E l'ONU. E forse molto altro ancora, compresi i complotti transumanisti che oggi si palesano con sempre più inquietante evidenza. Ma credo che non dovremo attendere molto per soddisfare la nostra curiosità, perché, come vi ho anticipato nel video precedente, il 2025 ricorrerà il congresso secolare della Fratellanza Bianca che probabilmente si terrà nella sacra e mitica Shamballa. Presto, dunque, molti nodi saranno giunti al pettine e molte spiegazioni verranno date. Nel frattempo vi pongo queste domande: Dove sta il confine tra il bene e il male? In cosa consiste il libero arbitrio, soprattutto quando esso è fondato sull'ignoranza? Quali scenari si prospettano all'uomo nuovo e quale risposta sarà capace di dare autonomamente? E perché, in una evoluzione infinita, dove lo scorrere del tempo si annulla, L'evoluzione umana è forzosamente spronata nel suo cammino da progetti di fratellanze cosmiche. In quest'ultimo contesto che spazio possono trovare le tradizioni di molti popoli antichi che parlano di cataclismi e catastrofi cicliche che si abbattono sull'umanità causandone la distruzione? Fate le vostre considerazioni e se volete condividetele su questo canale. Il mio ultimo pensiero è rivolto al faticoso presente che stiamo affrontando, dal quale, nonostante le brutture e le ingiustizie che ci affliggono, voglio estrarre una nota positiva per la nostra crescita personale. Se le forze in campo e gli avvenimenti hanno ingarbugliato le cose al punto di rendere indistricabile il percorso della verità, le forze caotiche in atto agiscono con una chiarezza senza precedenti ed oggi cadono finalmente le maschere. Millenarie di pietra del potere ed è nata una netta separazione dell'umanità. Se un tempo i sovrani guidavano i loro eserciti nello scontro verso altri popoli. Oggi l'aggressione muove entro i confini della nazione ed il nemico dall'interno, colpendo i suoi stessi patrioti. I garanti della giustizia e della verità sono i portatori di ingiustizia e di menzogna. Oggi non possiamo ignorarlo. Un saluto e alla prossima.